MZD Connect permette di restare in contatto con le richieste del mondo moderno dell'informazione, dell'intrattenimento e della comunicazione e della navigazione. Il sistema può essere controllato tramite la manopola di comando generale, lo schermo a sfioramento o i comandi audio al volante. Alcune lingue supportano anche i comandi vocali. La manopola di comando generale permette di commutare tra le seguenti schermate: principale, intrattenimento, navigazione, se in dotazione, preferiti. Inoltre, accanto alla manopola di comando generale si trova il pulsante indietro. Per azionare il sistema, inclinare o ruotare la manopola di comando generale e spostare il cursore sull'icona che si desidera visualizzare, quindi premerla per visualizzare la schermata selezionata. È inoltre possibile ruotare questa manopola per regolare il volume o premerla per disattivare l'audio. Se si preferisce, si può utilizzare anche lo schermo a sfioramento se il veicolo è fermo o se si guida a una velocità inferiore ai 7 km orari. Sullo schermo a sfioramento si può selezionare, toccare, scorrere o sfogliare, ma non è possibile ingrandire o ridurre la visualizzazione. Selezionare una delle 5 icone e il display commuterà a quel particolare. La prima icona è per le applicazioni, quali monitoraggio consumo di carburante, manutenzione e guida alle segnalazioni. La seconda icona riguarda le opzioni di intrattenimento e la terza icona il menu comunicazione. La quarta icona avvia il menu del sistema navigazione, se in dotazione. E la quinta il menu impostazioni. Dal menu impostazioni è possibile selezionare le lingue supportate dal sistema in aggiunta a molte altre opzioni. Se si desidera spegnere il display centrale, selezionare l'icona impostazioni, quindi selezionare la scheda display, quindi selezionare spegni display oppure spegni display e mostra ora. Per riaccendere il display, toccare il display centrale o azionare la manopola di comando generale. Un altro modo per usare MZD Connect è attivare il controllo vocale, se supportato per la vostra lingua. Per fare ciò, premere il pulsante conversazione sul volante, attendere la segnalazione acustica, quindi impartire un comando. È importante parlare in modo chiaro e naturale, non parlare troppo velocemente o troppo lentamente. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al manuale di uso e manutenzione.